Amici appassionati della Formula 1, bentornati in questo nuovo video. Riprendiamo la nostra modalità storia Breaking Point, dove ci eravamo lasciati. Oh, possiamo avanzare? Abbiamo visto le email, abbiamo visto i vari social, possiamo andare avanti. Bene, vai alla gara, vediamo cos'altro ci aspetta. Prima di cominciare, ovviamente, sempre un bel like, una consiglio di iscrizione per supportare il canale. Possiamo partire. Allora, capitolo 1, siamo sempre all'interno del primo capitolo, con l'intero mondo che guarda. Le aspettative per Alfa Romeo e il giovane Aiden Jackson sono alte. La new entry in F1 non sembra avere difficoltà e la sua prima gara a Melbourne potrebbe concludersi bene, deve solo rimanere concentrato. Vabbè, grazie al ca. Comunque, Gran Premio dell'Australia, metà gara, avanziamo. Siamo sempre col joypad, purtroppo, ragazzi. Gran Premio dell'Australia, 9 giri rimasti. Grazie, grazie. Ci provo. Non sta? Ok. 2, 1. Si parte. C'è Ricciardo, vediamo se riusciamo a superarlo. Sì, obiettivo raggiungi. Ah! Stavo leggendo, scusi. Raggiungi Hakkinen prima dell'undicesimo giro. Ok. Che giro stiamo noi? Al sesto. Abbiamo 5 giri. Dobbiamo recuperare Ackerman. Certo, magari stando in pista piuttosto che andando a fare scampagnate sull'erba già potrebbe aiutare. Ok, Casper in P10. Quindi abbiamo avanti a noi di. Aspetta, non rie. Datemi il rettilineo. È avanti a noi di 3 posizioni. Noi siamo tredicesimi. Prima dell'undicesimo giro. Poi perché? Vabbè. Russell davanti a noi. Vediamo se riusciamo a fare il miracolo. Superiamo Russell. Sì. E ora puntiamo. Bello, che sorpasso. Contiamo a Butler. Guardate la mia faccia, ragazzi. Guardate la concentrazione proprio nei miei occhi. Come se stessi facendo la cosa più difficile del mondo. Ed è effettivamente così. Casper è avanti di un paio di posizioni. Va bene. Non mi mette ansia però, mo, eh. Mo, se lo pigliamo, se no, posso farci poco, eh. Attenzione, Butler davanti, andiamo sull'esterno, lo superiamo in qualche modo, poco ortodosso se vogliamo. Collisione con Butler, vabbè, avvertimento, ci stava, l'avvertimento ci sta tutto. Me lo gioco, e adesso c'è proprio lui, il nostro obiettivo davanti a Bravo noi. Aiden, ti stai avvicinando a Casper. Eh Ben sì, fatto. grazie. Che poi se siamo compagni di team, perché dobbiamo essere rivali? Dovremmo essere amici, Il no? distacco dalla vettura davanti è 2,0 secondi. Ok. Ricordo anche che siamo difficoltà imbecille e che quindi non sarà poi così difficile. Casper è direttamente davanti a te. L'ho visto, amico mio, l'ho visto. Eccolo qua. Che oh. È davvero una gara magnifica qui Ma al non Grand l'avevo Prix di Melbourne, ma superato! tutto è ancora da Ma che scoprire. Ben scoprire! detto, Carlo, guarda quei due, sono compagni di squadra, ma si danno battaglia per Ah! la posizione. Aiden, Casper non è la priorità, devi difendere. Va bene, io ci sono. Ecco che arriva Butler, prova a Aia! cavarsela con la vettura. No! Butler è fuori dalla pista, sembra che ci siano dei danni. Sta bene? Cioè, Casper sta bene. Sta bene, si sta Minchia, dirigendo ai questo si box. incazza come la Concentrati sulla gara. iena ora. Ecco che arriva, sono certo che ci sarà da festeggiare oggi nel garage Alfa Romeo. È difficile determinare di chi sia stata la colpa, se Butler o Jackson, ma una cosa è certa, Ackerman non ne sarà affatto felice. E beh, Davvero, Aiden cazzo cazzo. Jackson non si sarebbe mai aspettato che la sua prima gara in Formula 1 sarebbe andata così. Staranno già discutendo. Maronna, questo mi fa il culo a strisce, che succede, mo?
Il culo a zebra mi fa questo. Come la senti, Aiden? Bene, l'auto è ok. Vedi fin dove puoi spingere. Capito. Che nuovo obiettivo che abbiamo? Finisci la gara, ok. Secondo me, ragazzi, è molto, molto, molto figo questo mix tra cinematica e vari obiettivi che dobbiamo raggiungere. Bellissimo, veramente. Mi piace molto. Poi graficamente è fantastico, c'è poco da dire. Proprio uno spettacolo visivo. Allora, dobbiamo finire la gara. Mancano 6 giri circa. La seguiremo un po'. L'attacco da quella dietro è 9,0 secondi. Poi andrò a fare dei tagli, ragazzi, così per non renderla troppo noiosa. Tanto l'obiettivo principale era quello di prendere Butler, l'abbiamo di prendere Ackerman, lo abbiamo raggiunto. Adesso dobbiamo finire la gara. Fatemi sapere, perché secondo me mi piace, è veramente veramente bella questa modalità, c'è poco da fare, una bella novità che si è affacciata su questo capitolo. Vedremo ancora se poi andare a fare la carriera classica. Mi avete parlato di diverse sfide da poter fare. Il problema principale, ragazzi, è sempre lo stesso, che purtroppo ho poco tempo per potermi dedicare. Questo è un altro tipo di gioco dove c'è bisogno di tanto allenamento per poter portarlo in modo decente. Purtroppo io tempo ne ho poco, però ci proviamo. Potremmo andare a fare una carriera classica con difficoltà media, non usando i flashback. Ok, possiamo fare questo. Praticamente non finiremo nessuna gara, questo voglio che voi lo sappiate, però possiamo farlo. Finiremo prima però la storia, raga. Finiremo la storia. Proveremo a iniziare la carriera, poi in base al tempo, in base anche alle visual, all'interessamento generale, poi decideremo se portarla avanti o meno. Domani dovrei montare il volante, quindi tra 2/3 episodi dovremmo vedere il volante in azione. E lì sì che ci divertiremo, porca miseria porca. E allora, ragazzi, inizia l'ultimo giro. Alla fine abbiamo scalato anche diverse posizioni, siamo al 7° posto attualmente. E quindi ci avviamo verso la fine di questa gara. Vediamo come adesso avrà reagito il nostro compagno di squadra, che credo ci verrà a fare un culo grande quanto una capanna. Ricordiamo, l'abbiamo buttato fuori pista per essere competitivi, perché alla fine lui è il pilota principale. Oh, però elevate, no, collisione con Albon, vabbè, poi è sempre colpa mia, non si sa come sia possibile, però vabbè. Hai rischiato grosso, siamo fortunati che non ci abbiano penalizzato. Ma veramente si è messo davanti a lui, vabbè, comunque sono dettagli. E quindi ora andiamo a vedere come continuerà questa storia, che secondo me si inizieranno a creare delle piccole ruggini tra i due, perché c'è l'esperienza, no, di Beckerman, come cazzo si chiama, contro la giovinezza, la fanciullezza del buon Jackson. Tanto andiamo a finire sta gara, va. Però è davvero davvero figo, ragazzi. Come ho detto, si vede che è arrivata l'EA Sports all'interno del capitolo e ha subito messo lo zampino. Ok, bandiera scacchi, vediamo cosa succede, ragazzi. Attenzione, proverò a non parlare durante i filmati, perché come l'anno scorso ho notato che le voci all'interno del gioco sono piuttosto basse. Ho aggiunto i sottotitoli. Battuta meritata, un altro fantastico Gran Premio d'Australia giunge al termine. Dai! Che inizio di stagione, una gara davvero strabiliante qui in Australia. Ci siamo divertiti. Vabbè, insomma. Le di fascia alta, come sempre, sono in continuo miglioramento. Ma sono curioso riguardo Alfa Romeo, il nuovo arrivato Aiden Jackson. Riuscirà ad ambientarsi? Soprattutto dopo l'incidente con il suo compagno di squadra. Abbiamo visto nascere rivalità per molto meno. Per gli spettatori alla ricerca di un po' di dramma, la stagione 2020 di sicuro non li deluderà. Anzi. Vabbè. Un bel gran premio, però. La Mercedes torna a fare questo dopo uno straordinario weekend di gara. Va a vincere. È sempre una grande emozione. Alza la coppa. Alza la capitano.
Ok, qua festeggiano, si prendono champagnate. Perfetto. Ok. Vediamo, attenzione, cosa succede. Un incidente strano con Devon Butler e il suo compagno Casper Ackerman rovina così l'esordio in F1 di Jackson. Rovina a livello di pulizia, attenzione. Casper. Aia. Senti, non so cosa sia successo. Cazzo incazzato nero. Non è colpa mia. Di chi era colpa allora? Chi era l'idiota alla guida della tua auto? Eh? Cazzato nero. Patetico. Non ammetti nemmeno i tuoi errori. Io non meriti di guidare. Vabbè, Casper, però, porca miseria. Oh. Butler. Un altro qua, va bene, va. Non ti ho visto arrivare. Ehi, che è successo oggi? Mi hai quasi fatto fuori, amico. Senti, non lo so, ma mi hai tagliato la strada. Ho provato, ma Casper era lì. Ehi, non ti allargare. Qualsiasi cosa fosse, sei stato tu. Non passarmi la patata bollente solo perché sei nuovo. Poraccio, tutti con lui e parla con un attimo di pazienza. Sì? È intervista? Aspetta, mi pettino allora. Tipico caso di errore da principiante. Queste auto sono un po' diverse da quelle a cui Aiden è abituato in Formula 2. Sembra che tu ti sia abituato subito alla Formula. Ciao bella. Che consiglia Jackson per la sua prima stagione? Beh, prima di tutto di mamma è simpatico, porca mi sei far piacione. Hai l'abitudine di speronare il proprio compagno di scuderia. Vabbè, mo una volta. Ci siamo quasi. Basta. Controlliamo i livelli audio. Certo. Davvero, Casper si starà chiedendo cosa abbia spinto Alfa Romeo ad ingaggiarlo. Addirittura, poi gli insulti personali. Grazie. Ma che fantastico, ma cosa fantastico, Starter? Ma che cosa? Qui alimentiamo i flame e quella è fantastico, bravo, facciamogli l'applauso. Ah, ma posso rispondere io che almeno ci metto un po' di... No, basta, è finito? Finito lì... Che... Vabbè. Niente, allora, che palle. Rispondiamo. Brian. Dimmi tutto, stai bene? Tutto a posto. Sì, tutto ok. Ascolta, quello che è successo ieri. Avevo tutto sotto controllo e... Non ricominciamo, ok? Ne parleremo quando faremo rapporto. Che stavo a militare. D'accordo. Stavo invece parlando del tuo incontro nel paddock con Casper e Butler. Oh, wow. Lo sai di già? Le voci corrono. Dato che parla Aiden. D'altronde ho l'orecchio fine io. Senti, Butler è un pagliaccio. Il suo ego è grande come... Beh, non mi viene in mente niente in questo momento, ma ci siamo capiti. Sì. Grazie, Brian. Casper invece... Sì, può essere scorbutico, soprattutto dopo una gara, ma devi collaborare con lui. Ma non mi pareva come molto collaborativo. Pista... Non è stata colpa mia, Brian. Ci è costata punti. Sarò schietto. Molte persone nel team sono contrariate, Aiden. E lo stesso vale per Casper. Ora ti chiedo di imparare da questo errore e andare avanti. Ci vediamo al debrief. Oh, signori, non si può fare un errore, ma porca miseria, la prima gara, sto ragazzo che avrà 15 anni e dategli tregua, no, mamma mia santa, che siete esagerati. Ah, qua Saskia Millis, cazzo non lo vuole, Mills. Ehi là, Aiden, domani mattina alle 9 abbiamo appuntamento in hotel con il barbiere e il make-up, veramente. So che vi ho detto di non averne bisogno, ma il cliente insiste. Poi alle 10 in punto l'auto ti verrà a prendere per portarti alla location. Il costumista ti aspetterà in loco. Ho visto alcuni degli outfit. Cerca di essere di larghe vedute, ok? So che sono una seccatura, ma gli assistenti sono fatti per essere così. Ti faccio uno scritto domani mattina e ti raggiungo. Sas X. Allora, mentre il nostro responsabile scuderia ci dice: Aiden, siamo felicissimi che tu sia riuscito ad andare a punti durante la tua prima gara in F1. È un risultato degno di nota, congratulazioni. Ci aggiorneremo col briefing a breve, ma dobbiamo parlare ovviamente dell'incidente con Casper in curva 11. Capisco che è stata la tua prima gara, tensione alta, ma non dimentichiamoci che siamo una squadra. Beh, non mi pareva molto collaborativo il buon Casper e Mister Federico. Comunque, ragazzi, va bene, va bene, va bene. Allora, si fa veramente tosta adesso, perché abbiamo praticamente tutto il team contro di noi, perché in questo sport non si può sbagliare. La prima gara, sto poraccio che avrà 15 anni, niente, imperdonabili, quindi tutti contro Aiden. Vediamo cosa succederà nei prossimi episodi.
Io per adesso mi fermo qua. Domani uscirà un altro video da non perdere, perché ormai è tipo una telenovela, no? Vogliamo tutti sapere come finisca questa storia. Un bel like, una notizia, iscrizione per supportare la serie, il canale, mi raccomando. Io come sempre vi voglio bene, vi rimando domani con un nuovo video della storia Breaking Point di F1 2021. Ciao!